Nel weekend appena trascorso, la compagnia carabinieri di Sala Consilina, comandata dal tenente Davide Acquaviva, nei comuni del Vallo di Diano ha impiegato un complesso dispositivo teso al contrasto dell'illegalità diffusa, che ha portato all'arresto di un 33enne, nonché alla denuncia a piede libero di 5 persone. I carabinieri di Sala Consilina hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Sulmona nei confronti di un 33enne di Sala Consilina per violazioni relative a gravi infrazioni del codice della strada. I carabinieri della stazione di Polla hanno denunciato un 24enne di San Rufo per porto abusivo di armi. Il giovane è stato rinvenuto in possesso di 2 roncole con lame rispettivamente di 44 e 38 cm, nonché di un coltello a serramanico con lama di 18 cm. Le armi, che erano occultate nel portabagagli della sua autovettura, sono state sottoposte a sequestro. Inoltre, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno deferito in stato di libertà 3 giovani, 2 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed uno per guida sotto l'influenza di alcol. I primi 2, un 32enne ed un 33enne rispettivamente, alla guida di una Fiat Panda e di una Renault Megane, all'esito degli accertamenti tossicologici, sono risultati positivi alla cocaina e ai cannabinoidi, mentre il terzo, alla guida di una Daewoo Matiz, è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Ai 3 è stata ritirata la patente di guida. Infine, i militari della stazione di Buonabitacolo hanno denunciato un 42enne dell'Interland napoletano poiché trovato alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro. L'uomo inoltre non era in possesso della patente di guida ed il veicolo con il quale circolava era stato sottoposto a sequestro nel luglio del 2015. Nell'ambito dei controlli sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti 4 giovani di età compresa tra i 24 e i 30 anni, sequestrati 8 grammi di droga tra cocaina ed eroina, nonché sono state elevate anche circa 4.000 euro di sanzioni per violazioni al codice della strada. Gravissime le accuse rivolte ad un marocchino di 29 anni arrestato dai carabinieri di Eboli con l'accusa di sequestro di persona, maltrattamenti, riduzione in schiavitù, violenza e percosse commesse nei confronti di una ragazza della stessa nazionalità di 26 anni. La giovane in fuga dal suo ex compagno è stata salvata dall'ennesima aggressione da parte del giovane proprio dai carabinieri, ai quali ha raccontato che dopo aver deciso di lasciare l'uomo che aveva scoperto che era sposato in Marocco, quest'ultimo, puntandole un coltello alla gola, l'ha sequestrata e segregata in casa per circa 15 giorni, abusando di lei sessualmente e trattandola come una schiava senza possibilità di farla uscire. Dopo le formalità di rito, il PM ha disposto gli arresti domiciliari con richiesta diretta di convalida di arresto al GIP che si esprimerà nei prossimi giorni. La ragazza è stata condotta in una comunità e località protetta. Yeah.